un mondo pulito è un mondo più bello e un mondo più sano. Oggi siamo presso uno dei centri estivi sportivi Jump by Ametauro e tra qualche istante inizierà la raccolta differenziata in collaborazione a un progetto educativo insieme ad ASET. Noi siamo operativi, venite con noi. ASET è al fianco della realtà Jump per quanto riguarda l'ambiente. Differenziare in maniera corretta parte dai bambini, che giocando imparano e sensibilizzano l'attenzione che merita l'ambiente oggi più che mai. E si parte proprio dalla tenera età, la consapevolezza e l'impartizione della buona pratica di rispettare l'ambiente, inserendola negli obiettivi del percorso educativo dei centri estivi Jump. Al microfono per noi il responsabile dei centri estivi, Filippo Govoni. Allora, noi siamo molto orgogliosi di questo progetto che stiamo portando avanti da diversi anni. Siamo molto orgogliosi perché è un progetto che mira a sensibilizzare e educare gli uomini del futuro, no? I nostri bambini, i nostri giovani d'oggi, al riciclo, al mantenere pulito. Ecco, la nostra iniziativa si chiama Jump un mondo pulito, quindi a mantenere questo mondo pulito, ecco, soprattutto vedendo insomma le difficoltà, le criticità che i rifiuti insomma ci stanno dando. Quindi ecco, siamo molto orgogliosi perché è un progetto dove i bambini imparano tutto questo e come abbiamo visto poi dalle domande che abbiamo fatto prima sono anche molto attenti e già molto informati su questo problema. Anche la presenza dell'assessore Barbara Brunori ha evidenziato l'importanza dell'educazione ambientale dei piccoli, volani di generazioni future. È una giornata vera di prevenzione, io la definirei così, proprio perché l'educazione ambientale fatta sui bambini, ma anche in collaborazione con i ragazzi, è uno strumento educativo veramente eccezionale. Uno strumento educativo perché i bambini acquisiscono velocemente quello che è il significato della loro attività, tanto che abbiamo appena avuto un confronto ed è stato davvero nutriente perché i bambini scambiano un'immagine, gli associano l'importanza e la riportano agli adulti. Quindi veramente confidiamo in loro perché sono una grande prospettiva di crescita non solo per l'ambiente che viviamo ma per tutta la città. Si riconferma soddisfatto della collaborazione al progetto Mondo Pulito anche il presidente di ASET, Paolo Reginelli. E questo è un momento magico perché abbiamo tutti gli elementi che ci interessa avere, nel senso che abbiamo una bella partecipazione di questi bambini, dei comportamenti virtuosi che danno adito ad un comportamento che poi si protrarrà nel tempo e si ripeterà, una bella collaborazione con questi centri estivi che si prendono una bella responsabilità durante l'estate e che derogano un servizio non indifferente da questo punto di vista. Quindi ASET in questi momenti c'è sempre perché si tratta di parlare di ambiente, di salvaguardia dell'ambiente, quindi di comportamenti responsabili e positivi per tutto quello che ci circonda. Fatto poi dai giovani è la nostra miglior garanzia perché noi li riteniamo a tutti gli effetti le nostre migliori sentinelle all'interno del territorio, meglio delle videocamere, meglio degli accertatori che abbiamo in giro e quant'altro, perché all'interno delle nostre famiglie sono quelli che ormai ci dicono esattamente quello che dobbiamo fare e lo fanno anche con scienza e coscienza da questo punto, quindi c'è solo da ringraziarli.